Ci siamo. Tutto pronto, si aprono le gabbie. Partiti, cavalli della quarta corsa. Parte molto lentamente in un muro privato che lascia lì una cosa come 5-6 lunghezze. Davanti sono andati velocissimamente. Allora, stavo pensando a te, ha preso il comando insieme a Lady Lavender che rientra. In terza posizione ci si è sistemato invece Peppesp, in quarta Vivimi, in quinta la principale, in sesta Broughton Excels. Poi con la giubba rossa troviamo Nives Riva a precedere la Liberté, Cappuccino Bay, poi Caracas ed ancora in un muro privato ed in coda a tutti Dolce Astra. Si va così all'ingresso addirittura d'arrivo con Peppesp che dall'interno è subito passato in vantaggio superando Lady Lavender. All'esterno si presenta anche Stavo Pensando a Te, Vivimi che temporeggia all'interno, poi Broughton Excels che è rimasto lì in mezzo al gruppo, la Liberté che sta provando a venire avanti insieme alla principale con gli ultimi 400 metri da percorrere. Peppesp è passato in vantaggio insieme a Stavo Pensando a Te, questi due che si staccano in lotta. Si avvicina minacciosa anche Vivimi, lo fa anche Broughton Excels, paletto dei 200 superato in questo momento con Stavo Pensando a Te che dall'esterno tende a prevalere. Prova ad insistere, ma torna Peppesp che è ripassato in vantaggio. Peppesp che chiude la partita 50 dal palo con Vivimi che cattura il secondo posto. Terzo, Stavo Pensando a Te. È stata veramente una bella retta con vittoria andata a Peppesp, scarico ma comunque capace di vincere la sesta corsa in carriera. In sella Giuseppe Cultraro, il training e i colori sono quelli di Jacopo Bindi, 11 al primo posto, 13 al secondo, 12 al terzo. Non è un handicap, ma insomma sono riusciti ad emergere quelli in basso nella scala, ovviamente in ordine alfabetico, con la vittoria appunto del numero 11 sul 13 e poi il 12. È tutto anche per la quarta corsa da Capannelle.